ringrazio Consumer Forum dell'invito, come ogni anno insomma, ci fa davvero piacere confrontarci e riallinearci anche come autorità diverse, in ambiti diversi, su temi che ci accomunano sicuramente. Quello finanziario è un mondo ovviamente in parte specifico che anch'esso è stato fortemente toccato, forse ancora non travolto come altri dall'innovazione, forse perché esso stesso sta facendo ancora un po' fatica a assorbire l'innovazione, anche se quasi per sua natura da sempre è un mercato in cui la simmetria di informazione tra il cliente e il produttore è quasi intrinseca, molto più che in altri mercati, e che quindi questo tema della simmetria e della debolezza, diciamo, del cliente, e quindi dell'esigenza di tutele specifiche, di regolamentazione specifica, l'ha affrontato per certi versi da molto prima. L'impatto dell'innovazione del digitale sul sistema finanziario ovviamente incide sia sulla struttura stessa del mercato, su come si sta realizzando, si realizzerà forse, ancora oggi ne vediamo relativamente poco gli effetti, ma come si realizzerà la concorrenza, su come si realizzano gli stessi prodotti, e questo è un impatto che è simile a quello di altri settori, cioè la possibilità dell'utilizzo dell'informazione per realizzare prodotti diversi e per arrivare ai clienti in modo diverso. Appunto, pensiamo alla possibilità di profilare i clienti per offrire prestiti o altri prodotti o consulenza, e incide ovviamente appunto sui prodotti specifici che possono essere offerti. Questo naturalmente ha un impatto sugli intermediari stessi e sui clienti in termini sia di grandi opportunità, oggi abbiamo sentito soprattutto la parte di rischio, ma naturalmente abbiamo sentito anche di opportunità ampissime che si offrono per entrambi, per i clienti che accedono a tutto un mondo ulteriore di potenziali prodotti, agli intermediari che di tecnologie di utilizzo dei dati possono fare un uso efficiente per migliorare la propria capacità di stare sul mercato, e dall'altra parte enormi rischi per entrambi, ma di questi appunto abbiamo parlato ampiamente. Allora, il tema è appunto cosa può fare oggi il regolatore, il supervisore, soprattutto per assicurare l'efficienza dei mercati in generale, ma soprattutto appunto per tutelare il cliente dall'altra parte. E qua i temi mi sembra che siano, per provare a rispondere anche alle domande, chi dobbiamo regolare, noi regolatori finanziari, cosa e come regolare, come fare poi un enforcement efficace della regolamentazione che abbiamo in piedi, e dall'altra parte che strumenti offrire al cliente stesso, al cliente di prodotti finanziari, perché possa affrontare questo mondo in modo più accorto e più autotutelante. Allora, primo punto, chi regolare? Il tema dal punto di vista del regolatore finanziario è in un mondo in un'evoluzione che non devo descrivere qui, come assicurare un level playing field. Il settore finanziario è un settore pesantemente regolato, come assicurare che la regolazione incida non solo sui soggetti ma incida sulle attività, e quindi che chi svolge, chi offre lo stesso prodotto, lo stesso servizio sia efficacemente regolato in una prospettiva sia di stabilità finanziaria, ma in questo campo di cui parliamo oggi in termini di tutela dei clienti. E questa è una sfida complessa. È una sfida in parte aperta che la stessa regolamentazione porta ancora più avanti nell'introdurre sul mercato ulteriori operatori, come ha fatto la PSD2, che va anche in parte nella direzione di restituire un po' potere negoziale al cliente, nel senso di introdurre intermediari che dovrebbero in teoria appunto consentire al cliente di aggregare quell'informazione e di farne un utilizzo eventualmente più accorto, più efficace.
efficace, più efficiente. Naturalmente con il tema di quanto questo si traduca in un beneficio per il cliente nel termine di capacità migliore di utilizzare l'informazione che si produce, che potrebbe essere distribuita tra più soggetti, o quanto invece aumenti o potenzialmente crei potere ulteriore per un soggetto che intermedia. Cosa e come regolare? Allora, ovviamente qua il tema è assicurare da un lato che tutte le potenzialità della tecnologia vengano sfruttate, dall'altro però limitare e porre un freno alle potenziali utilizzo discriminatorio dei possibili sfruttamenti dei dati da parte degli intermediari. Nello stesso tempo, come assicurare sicurezza, che effettivamente oggi è un tema enorme per gli intermediari finanziari, un tema oggetto di grandissima attenzione da parte dei supervisori. La normativa specifica su questi temi si muove sicuramente a livello europeo e quindi a livello nazionale con grande cautela nel trade-off, assicurare l'innovazione, assicurare tutele, sta cercando di tenere una posizione equilibrata, semmai favorendo strumenti di sperimentazione come sono gli innovation hubs o i sandboxes, che adesso sono autorizzati anche dalla nostra normativa, per cercare di verificare come queste innovazioni possono entrare sul mercato ed essere compatibili con la regolamentazione. Il terzo tema è come noi supervisori possiamo cercare di utilizzare il quadro disponibile, e qua naturalmente è un quadro regolamentare di settore, quindi che riguarda l'ambito finanziario, per cercare di spingere il più possibile la tutela effettiva, e quindi una tutela che resti, una tutela di trasparenza tradizionale nel sistema finanziario, che però ha bisogno appunto di fornire gli strumenti veri perché un cliente davanti a un eccesso di informazione possa orientarsi e possa utilizzarla in termini concorrenziali, e dall'altra parte appunto però spingere sempre di più su comportamenti sostanzialmente corretti, nella consapevolezza che appunto l'eccesso di informazione è difficilmente gestibile per un cliente oggi. Allora, l'attenzione sempre più spinta della regolamentazione, quindi della supervisione, verso il disegno dei prodotti e quindi verso l'assicurare che gli intermediari già in fase di disegno dei servizi e dei prodotti abbiano in mente i destinatari, può raccogliere alcune delle istanze di cui si è parlato oggi. La supervisione che deve verificare che questo disegno dei prodotti sia effettivamente realizzato andando a guardare chi saranno i destinatari e quali saranno le loro esigenze, può spingersi probabilmente a guardare l'organizzazione interna e quindi fino all'utilizzo degli algoritmi per targetizzare i clienti. Gli intermediari stessi, diciamo i supervisori stessi, devono cominciare a utilizzare la tecnologia per fare meglio il loro mestiere. Oggi quello che i regolatori in ambito finanziario stanno facendo è cominciare a utilizzare la tecnologia, i dati, machine learning e intelligenza artificiale per fare meglio supervisione, quindi per raccogliere meglio le istanze della clientela. Noi stessi stiamo realizzando dei prodotti di subtech per utilizzare meglio le informazioni che vengono dalle lamentele dei clienti per anticipare il più possibile i fenomeni di criticità sul mercato. E poi appunto l'altro grande tema è lavorare in modo cooperativo con tutte le altre autorità, perché appunto, come abbiamo sentito, tanti di questi temi sono al confine. Lavorare in ambito nazionale con l'antitrust, con la Consob, con l'IVASS consente di evitare vuoti di tutela e consente di affrontare tematiche nuove e innovative appunto in modo cooperativo. Ovviamente oltre al tema nazionale c'è quello internazionale. Occorre confrontarsi sul fronte internazionale sia in modo strutturato, e il regolamento CPC di cui si è parlato prima è uno strumento formalizzato, ma anche attraverso la rete più informale di tutti i soggetti che fanno tutela in campi attivi. Per noi quello finanziario è un confronto fondamentale. Sempre per fare supervisione efficiente in un mondo appunto in cui i confini diventano labili,
assicurare strumenti di autotutela, o meglio di enforcement privato, ai clienti per noi è e resta fondamentale, e quindi avere in tutto l'ambito finanziario degli strumenti di risoluzione delle controversie flessibili che possano affrontare anche temi al confine su cui la nostra normativa, quella di tutela, a volte non ci consente di arrivare fino all'ultimo miglio, è fondamentale. Quindi il sistema dell'ABF, dell'ACF e a breve dell'arbitro assicurativo consente appunto un sistema complementare di tutela. L'ultimo pilastro resta però la capacità del cliente di affrontare questo nuovo mondo. Allora, chiedere al cliente di essere in grado di fare quello che dovrebbe e potrebbe con i nuovi diritti, se vogliamo, e la possibilità di essere veramente proprietario del dato e di contrattare su questo fronte, è una sfida enorme e richiede di investire anche sulla educazione finanziaria da parte nostra, ma anche digitale della clientela. È una sfida molto grande. Noi vediamo che il fronte dell'educazione finanziaria è un fronte complicatissimo. Accrescere la competenza dei clienti su questo fronte è veramente la sfida che ci riguarda tutti. Grazie. Yeah.